Ragazze, rieccomi tornata con un nuovo video. Questo è il video degli acquisti del mese di luglio. Scusate se lo carico in ritardo perché ho avuto parecchie cose da fare, non ho avuto tanto tempo per registrare, ma ovviamente come sempre, anche se in ritardo, lo carico sempre perché voglio farvi vedere ciò che ho comprato nel mese di luglio e in questo mese davvero sono tante tante cose. E niente, quindi iniziamo. Allora, la prima cosa che vi mostro è questo pantaloncino qui, davvero molto molto carino, che ho comprato in un negozietto. Il pantaloncino è blu scuro e su quest'ultimo ci sono delle foglioline, delle piume su, ed è davvero molto molto comodo. Questo con i sandali lo vedo davvero benissimo, una canottierina sopra, è davvero molto comodo. Sempre nello stesso negozietto dove ho comprato il pantaloncino ho comprato questo vestitino. Allora, è così. La particolarità di questo vestitino è che qui ha delle punte, ma queste ultime possono anche essere messe dentro, quindi rientrare con mezze maniche, ed è davvero molto comodo. Adesso vi mostro le cose che ho preso da Alcott. La prima cosa è questo pantaloncino nero, così, che mi mancava un pantaloncino nero, ce l'avevo ma era vecchissimo, quindi l'ho dovuto ricomprare. Questo qua, semplicissimo pantaloncino nero. Forse la particolarità di questo pantaloncino è che è un po' sfrangiato sotto, ha tutte queste frangettine qui, ma è un pantaloncino semplicissimo. Un'altra maglietta invece dell'Alcott mi è stata regalata invece dal mio ragazzo, che è questa qui, la maglietta originale della Major League Basket a New York, così, questa qui. È davvero molto bella, questo sul pantaloncino nero l'ho già indossata e mi piace davvero tantissimo, anche per il mare, è molto comoda indossata. Allora, un'altra cosa che ho comprato con i saldi è questa maglietta qui, comprata invece all'OBS con questo scollo a V. Questa costava 12 euro e invece io l'ho pagata, indovinate, l'ho pagata solo 3 euro. Una maglietta 3 euro, cavolo, perché non prenderla? Quindi è davvero molto comoda come maglietta, indossabile tutti i giorni, tutto perché non prenderla. Sempre all'OBS ho comprato questo vestitino qui. La particolarità di questo vestitino ha questo scollo qui dietro, davvero molto molto bello. Questo l'ho indossato per la laurea del mio ragazzo, con dei tacchi neri, e ha fatto davvero la sua figura, è davvero molto bello. Poi un altro acquisto che ho fatto, sempre all'OBS, e questo pantaloncino qui verde è berolino e ho trovato quindi un affarone, era in super offerta, invece di pagarlo 15 euro l'ho pagato solo 7 euro, quindi perché non comprarlo? Mi serviva davvero tantissimo perché ne avevo un altro, ma si era fatto davvero molto molto bene, quindi l'ho dovuto buttare e ho preso questo qui che mi piaceva davvero tantissimo. Come accessori invece ho comprato questa collana, ovviamente va sempre a gusti. Questa l'ho comprata su una bancarella quando ho fatto la festa nel mio paese, l'ho pagata solamente 5 euro e la trovo davvero una bellissima collana perché con un outfit molto particolare ed elegante penso che questa vada davvero molto bene e sia davvero molto bella questa indossata. Poi un'altra cosa che ho comprato invece è questa piccola pochettina, questa qua. Questa tracolla qui si può anche togliere, come vedete qui ci sono i gancettini, è davvero molto grande, ho bisogno di una borsa nera così semplice ma anche elegante da poter abbinare in qualsiasi momento perché mi mancava davvero. Allora, poi ovviamente mese agosto, luglio, mese di mare, spero che voi siate andate a mare anche perché io non è che sia andata così tante volte, ho comprato anche un costume. Questo qui, costume semplicissimo, la particolarità di questo costume io lo volevo nero, sono andata nel negozio prettamente per un costume nero, ho detto no sentite, voglio un costume a fascia nero, tranquillo, senza tanti colori fosforescenti, quindi nero, con la particolarità di questo fiocchetto che si intreccia per mantenere per appunto le parti del costume, ovviamente ha la sua cordicina per mantenere il costume dietro, e il sotto è normalissimo, semplicissimo così, solo la D qua della marca del costume, è davvero molto molto semplice e tranquillo, mi piace davvero tantissimo. Un altro acquisto che ho fatto sono questi due smaltini qui della Kiko,
Allora, questo qua è di una collezione che è uscita un po' di tempo fa, che non mi ricordo il nome, è della collezione Cupcake. Quando lo stendete ci sono tutti i puntini, tutti rialzati, che questo l'ho voluto comprare in questo verde. È davvero molto bello. L'ho provato questo qua, lilla, e mi è piaciuto davvero tantissimo. Questo qua ancora lo devo provare. Quando lo proverò poi vi farò sapere. Ultimi acquisti fatti questa volta dai cinesini. Ovviamente a me piace tantissimo girare per i negozietti dei cinesi, perché si trova qualsiasi cosa. E in questo negozietto dove vado io ci sono anche gli squishy. Ho comprato questi due squishy a ciambelline, così piccolini, sono davvero cute, kawaiissimi. Così, uno cioccolato e uno rosa. E sono calamite e sono davvero squisciosissimi. Ah, sono super super squisciosi. E sono delle calamite. Sono fatti così e mi piacciono davvero tanto. La prossima volta che torno dal cinese penso che ne comprerò altri, perché questi mi pare 50 centesimi l'uno, i piccolini, mentre i grandi 1 euro l'uno. Quindi conviene tantissimo e me li compro sempre lì. Poi, sempre dai cinesi, ho comprato, adesso ve ne faccio vedere solo uno, ho comprato questi bastoncini qui. Vi direte cosa sono, ma penso che già l'abbiate visti da altri youtuber. Sono praticamente dei bastoncini che servono per fare i ricci. Voi prendete il capello, arrotolate e chiudete il ferretto così, serve per fare i ricci. Così, qua ce ne sono tantissimi, ne ho altri qui. E questo qua, un altro articolo che ho comprato e mi sono piaciuti davvero tantissimi i ricci come sono venuti. Io li ho tenuti in posa 3 ore, però sono venuti troppo troppo boccolosi. A me piaceva più un risultato naturale. La prossima volta forse che li farò li terrò un'oretta, un'oretta e mezza, così forse il risultato verrà più naturale. Però mi piacciono davvero tantissimo e si mantengono tutta la giornata. Anche il giorno dopo i capelli erano ancora mossi. Io avevo dei capelli come gli spaghetti. Su di me il riccio non dura nulla, invece con questa tecnica il riccio dura e mi piace davvero tantissimo come viene. Allora ragazze, per questo mese questi erano tutti i miei acquisti. Spero che vi... Allora ragazze, per questo mese questi erano tutti i miei acquisti, spero che vi siano piaciuti. Se il video vi piace lasciate un pollice in su o un commento su. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace o un commentino qui sotto. Come sempre vi ricordo che nell'info box ci sono tutti i miei link delle mie pagine di Facebook e di Instagram. Se volete iscrivetevi al canale. Io vi lascio con un bacio, con un abbraccio e ci vediamo quindi al prossimo video. Gamba a te, salve va, bye bye!